Fabri, ma ancora non hai sistemato? Sì, sì, no, adesso poi... No, non ho capito, adesso o poi? Tra pochissimo. Ma tra pochissimo quando? Ma non hai detto che andavamo al cinema? Sì, sì, certo, andiamo. E quando usciamo? Ma tu sei sicura che vogliamo? Non lo so, io vorrei, hai qualcos'altro da proporre? Ma io intanto mi riposerei un attimino perché sono stanchissimo. Ma stanchissimo di che? Poi ti proporrei di vederci una serie su Netflix che è uscita da qualche giorno che pare sia fighissima. E poi, sentila, te la butto lì, ci ordiniamo la pizza, eh? Ancora con sta pizza? Ma hai detto che mi cucinavi tu qualcosa stasera? Infatti. E quando cucini? Tra pochissimo. Tra pochissimo. Mamma mia, che stanchezza. Ma non credi che sia il caso di alzarsi dal divano? Tra pochissimo. Vabbè, senti, io me ne vado al cinema. Tu ordinati la tua pizza, guardati la tua bella serie e goditi il tuo gran bel divano. Perché ti sei messa a tacchi? Ah, allora ce l'hai fatta ad alzarti. Come ti sei conciata? Chi devi vedere? Dove vai? Al cinema, da sola, visto che tu non ti alzi da quel maledetto divano. Tra quanto torni? Tra pochissimo. Fabrizio! Fabri! Senti, mi dai una mano, eh? Io penso alla pasta e alle verdure, tu tagli l'aglio. Io taglio l'aglio? Va bene, allora, io taglio l'aglio. C'è questo divertentissimo gioco di parole. Taglio l'aglio. Allora, quale aglio? Quell'aglio? Eccoci qua. Allora, come vuoi che te lo taglio quest'aglio? Normale, Fabrizio, il soffritto. È normale, però devi dirmi, posso tagliartelo a pezzettini fini oppure a metà? A metà! A metà, perfetto. A metà come? A metà per lungo o a metà per largo? Fabri, come te pare, è uguale, per il soffritto. Intanto leviamo la buccia, eh? E fin qui. E fin qua, certo. Per quanto ci sono tante persone che cucinano l'aglio con la buccia, eh? Per esempio gli indiani, lo sai che gli indiani cucinano tutti i sughi con l'aglio in buccia? E ci sta un ristorante indiano molto buono, ti ci devo portare, sta a te. Fabrizio! Puoi parlare anche mentre tagli, eh? Beh, insomma, io sono dell'idea che o fai una cosa o fai l'altra, se no fai le cose fatte male. In cucina la prima regola è la concentrazione. E allora concentrati! Claudio, la gatta bresciolosa fece figli ciechi. E la gatta distratta fece bruciare l'olio. Poi, io delicatamente lo aprirei, facendo attenzione che non si frantumi, per togliergli l'anima, perché va tolta, sennò il sugo ti sa solo di aglio e ti si rinfaccia e non va bene. Non sarebbe questo il coltello adatto, però questo passa in convento. Anche il tagliere non va bene. Però, vabbè, senti, faccio con le mani, eh? Non si dovrebbe. Ora, che ci faccio? Claudio! Oh! E beh, se aspettavo a te, io mi sono ordinata la pizza. E l'aglio? L'anima? Devi portarci tua! Ragazzi, oggi passo pranzo pizze! Bomba! Dai! Che prendi, Sandri? Per me fai una boscaiola canduia. Tu, Giacomo? Per me una margherita, grazie. Sul classico, margherita. Fabrizio? Io pizza no, ma per carità di Dio, io c'ho il mio pranzetto da casa, c'ho la mia insalatina, le gallette di riso, che io adoro. Sicuro? Sicuro, anzi non so come facciate voi a riempirvi a pranzo la pizza, vi appesantire, viene solo da vomitare al pensiero. No, vabbè, era oggi per l'occasione. Quale occasione, scusa? È il compleanno dell'amministratore, offre il pranzo a tutti. Ah, offre lui? Sì. Allora a me mi fai una 4 formaggi con l'aggiunta di bufala, poi mi fai 3 supplì, 2 crocchette di patate e poi mi aggiungi pure una porzione grande di patatine fritte con doppia salsa cheddar. No. Hai scritto? Cheddar? Sì. Doppia! Doppia! Nient'altro? Niente, grazie. Ah, questa se me la metti... Dove? Nell'indifferenziata, grazie. Ma che vuoi?